buongiorno e bentrovati, nuovo appuntamento con Verso gli Altari. Bentrovato Fra Ezio. Bentrovato Nicola, bentrovati cari amici di Padre Pio TV. Ecco, oggi riprendiamo a parlare della santità, Nicola. Sì, la santità, ma sotto diversi punti di vista. Avremo una figura, tratteremo tra qualche minuto, di un padre di famiglia di qualche decennio fa, ma che ha una storia davvero straordinaria da proporci quest'oggi, legata all'attualità, a tanti temi che ritroveremo appunto sintetizzati nella vita di quest'uomo, e poi la storia di un giovane, Luigi Brutti. Avremo, Fra Ezio, lo possiamo già anticipare, una larga fetta dei nostri prossimi appuntamenti dedicati proprio alla santità giovane, un tema che ricorre... Tema molto importante affrontarlo, anche perché, sai, in questa settimana anche il Papa ha pubblicato diversi messaggi sul suo Twitter. Chiederei alla regia se può mandare il primo messaggio, dove appunto ci dice quella che può essere in un qualche modo la santità da vivere nella vita quotidiana. Una santità che comunque si dà nelle cose ordinarie. Diciamo, anche qui lo potete leggere alle mie spalle. Leggiamo le vite dei santi perché mostrano in modo narrativo e comprensibile lo stile di Dio nella vita di persone non molto diverse da noi. Ed è proprio il caso che andremo a trattare quest'oggi, un giovane ad esempio che sicuramente rappresenterà nelle sue fasi iniziali la vita di qualsiasi giovane dei nostri giorni e che si trova appunto in diverse situazioni, progetti per il futuro, il matrimonio, il lavoro, e poi di colpo arriva questo grande richiamo, che non è solo un richiamo al cammino verso la santità, ma è un vero e proprio stile di vita. Spesso ci si ricorda, in qualche modo, no, anche nelle vecchie canzoni, dove i santi sono rappresentati come coloro che fanno miracoli. Ecco, sai, in questo periodo, in maniera particolare dal 9 all'11 novembre, presso la Pontificia Università Lateranense, si è tenuto un incontro proprio in merito alla santità. Proprio modelli di santità e canonizzazione a 40 anni dalla Costituzione Apostolica Divinus Perfectionis Magister. Il Cardinal Semeraro, che è il prefetto per la Congregazione dei Santi, ha sottolineato quanto sia oggi importante riconoscere quelle figure di santità che sono nell'ordinarietà, quindi nelle cose di ogni giorno. Ritorniamo a ribadire questa tematica che già la scorsa volta abbiamo affrontato, no? La santità della porta accanto. Ebbene, le figure che tratteremo oggi sono proprio questo, cioè coloro che ci stanno accanto, che hanno vissuto in maniera straordinaria l'ordinario. Fra Ezio, il Papa, ricordavi anche attraverso i tweet, ricorda spesso appunto i temi legati alla santità. Abbiamo fatto accenno ad alcuni di questi messaggi, ma sono davvero tanti. Leggiamo le vite dei santi, ecco, diciamo, perché mostrano in modo narrativo e comprensibile lo stile di Dio nella vita di persone non molto diverse da noi, e lo abbiamo specificato. E poi ancora, un santo o una santa è un riflesso luminoso del Signore nella storia, quello che noi cerchiamo appunto quotidianamente di incarnare nell'ambito della nostra vita quotidiana, e poi cerchiamo di sintetizzare anche nel nostro programma. Prima di lanciare subito il primo servizio, Nicola, chiederei alla regia se ci manda anche il secondo messaggio, che lo ritengo veramente fondamentale, anche perché il Papa su questo ci ha illuminati. Il secondo è il messaggio appunto del Papa, che sottolinea di quanto la santità non è un programma di sforzi o di rinunce, ma è innanzitutto l'esperienza di essere amati da Dio, cioè di ricevere gratuitamente il suo amore e la sua misericordia. Cioè la bellezza di questi uomini è sentirsi amati e riconoscere che tale amore viene dall'alto. Questa è la santità di cui sperimenteremo. Io penso che possiamo dare già linea al primo servizio. In questo modo, questa volta stravolgiamo un po' la nostra scaletta. Prima del collegamento che ci aiuterà ad approfondire la figura di Umberto Mori, vediamo già la sua clip, una sintesi della vita di questo uomo straordinario. Poi torneremo insieme ancora qualche commento e ci ritroveremo con Francesca Consolini, che è postulatrice della causa di Umberto Mori. Vediamo subito. Allora, chi era quest'uomo? Umberto Mori nasce nel 1926 a Modena. Suo padre è un ufficiale di artiglieria promosso generale che nel 1943, benché malato di tumore con i mesi contati, il comando della Repubblica di Salò richiama ugualmente in servizio. Umberto si offre di sostituirlo anche se non ancora in età di leva. Lo scambio viene accettato e si rivelerà provvidenziale per 107 ragazzi ebrei concentrati a Nonantola,
che il tenentino Uberto riesce a far nascondere in seminario ed in case private poco prima dell'arrivo dei tedeschi, salvandoli così dalla deportazione. Con la morte del papà avvenuta nell'agosto del 44, Uberto si ritiene sciolto da ogni obbligo militare, ma adesso sono i partigiani a considerarlo un nemico e solo per un puro miracolo si salva, in un agguato, da una esecuzione sommaria. Dopo la guerra riprende gli studi e inizia a fare lo studente lavoratore. Frequenta l'Università di Bologna mentre lavora in uno stabilimento di ceramica a Formigine, prima per mantenere mamma e sorella, poi dal 52 la famiglia che ha formato. Nascono 3 figli, ma l'ultimo viene portato via da appena 13 mesi dal morbo blu. Uberto intanto si fa strada nel settore della ceramica. Laureatosi nel 59, diventa subito assistente e poi docente nella sua stessa università. Vola negli Stati Uniti e acquista il brevetto della NASA per cuocere gli isolanti delle navette spaziali, inventando così il sistema della monocottura, che riduce a meno di 60 minuti il processo che prima durava ore, se non addirittura giorni. Si tratta di una innovazione coraggiosa che trasforma il settore della ceramica in Italia e all'estero. Il successo imprenditoriale e le soddisfazioni professionali si accompagnano ad un sempre più intenso cammino spirituale, che lo porta ad essere convinto che l'unico nostro scopo deve essere la gloria del Signore in qualsiasi condizione ci troviamo. Iscritto al Terzo Ordine Francescano, cresce in lui una tenerissima devozione mariana. Si immerge nello studio amoroso della parola di Dio, lasciandosi da essa modellare ed ispirare nelle sue scelte quotidiane. Da cristiano pratico, pienamente inserito nel sociale, grazie alle possibilità economiche che la professione gli garantisce, sostiene l'assistenza ospedaliera a Modena, l'assistenza ai disabili a Castelfranco, fa costruire un pensionato per i terziari francescani, avvia numerose opere missionarie, destinando ad esse la quota di eredità che sarebbe spettata alla sua bimba morta. Alla fine arriva anche Antenna 1, un'emittente televisiva che gli consente di evangelizzare via etere. Proprio durante la conduzione di uno dei programmi televisivi, nell'87, Uberto viene colpito da infarto. Ne esce così menomato da dover vivere in un regime di semiclausura, durante il quale conserva tuttavia un'invidiabile serenità, sostenuta dal rosario e illuminata dal Vangelo. «Io posso vedere il sole anche quando sta piovendo», aveva scritto in tempi non sospetti. Muore il 6 settembre 1989, lasciando scritto ai suoi: continuate così, cercando una cosa sola, di capire l'amore di Dio e di aumentarlo sempre in voi. È l'unica cosa che conti. Per le sue eroiche virtù cristiane è stato dichiarato venerabile dalla Chiesa il 12 giugno 2014. Allora Frezio, abbiamo visto questa clip introduttiva che ci ha appunto dato la possibilità di comprendere gli aspetti principali della biografia di quest'uomo che potremmo definire poliedrico, un soldato tra l'altro che ha compiuto anche degli atti eroici salvando delle persone, degli ebrei appunto durante la seconda guerra mondiale, e poi un imprenditore, un docente universitario, imprenditore che ha scoperto anche un metodo nell'ambito delle ceramiche sicuramente innovativo ed importante, e poi questa conversione che lo porta a dedicarsi alla carità, all'aiuto verso il prossimo, alla devozione mariana. Tanti aspetti che andremo a sviluppare tra qualche minuto con la postulatrice. Ma ecco, prima linea poi alla postulatrice. Da questo primo impatto cosa ti viene da dire? Subito, una parte che mi ha colpito di questo video di cui abbiamo parlato, di questa figura così importante: capire l'amore di Dio e farlo crescere dentro di noi. Penso che questa può essere una buona sintesi per descrivere questa figura di santità, però diamo subito la linea alla pubblicità e poi ritorniamo a parlare con il nostro ospite in linea. Esatto, a dopo. Dunque, per parlarci della figura di Uberto Mori, ritroviamo la dottoressa Francesca Consolini, postulatrice della sua causa. Bentrovata, dottoressa, benvenuta tra noi. Grazie, buongiorno a tutti voi. Ecco Fraezio, ritroviamo appunto un gradito ospite per parlare di questa figura che, come dicevamo qualche minuto fa prima della pausa, possiamo definire sicuramente poliedrica in tutte le sfaccettature che hanno caratterizzato la sua biografia. Ma dottoressa, appunto, Uberto Mori, un padre di famiglia innanzitutto, e poi appunto questi aspetti della sua vita così particolari che lo hanno visto protagonista sin da giovanissimo. Sì, è stato un padre di famiglia, uno sposo molto innamorato della moglie, e dovrei anche sottolineare il fatto che proprio dall'unione
molto forte, molto stretta, molto profonda, cementata nella fede, nella preghiera con la moglie Gilda, è scaturito poi tutto quello che lui ha potuto fare, perché si sono sempre trovati in profonda sintonia nelle scelte, sia di fede, sia caritative, sia missionarie, sia nell'educazione dei figli. Quindi è l'esempio proprio di come, pur con, come ci dice tante volte il Papa, vivendo come i santi della porta accanto, cioè là nel posto dove Dio ti ha messo, puoi veramente santificarti e realizzarti. Lui è stato un padre, uno sposo, un padre di famiglia, un imprenditore molto capace e che ha anche, come dicevate prima, formulato dei progetti all'avanguardia, che ha vissuto però questa dimensione della dimensione lavorativa ad un livello molto alto, però nell'ottica dell'imprenditore cristiano. Infatti, tra i testi al suo processo di beatificazione ci sono stati parecchi dei suoi operai che lo ricordano non come un padrone, ma come li considerava come collaboratori, non tanto dipendenti operai. È da notare che, data anche la posizione geografica di Modena, questi operai non erano assolutamente sulla linea di fede di Mori, erano dall'altra sponda, però Certo. riconoscevano in lui la persona retta, la persona che era sempre vicino a loro. Tant'è vero che quando, per esempio, lui sapeva che in una famiglia di un operaio c'era una situazione di disagio, un ammalato, un bambino che aveva bisogno, non solo li esentava dalle giornate di lavoro, però veniva incontro economicamente. Solo dopo la morte abbiamo scoperto quanti affitti ha pagato, quante bollette, quanti debiti ha saldato, addirittura per salvare una famiglia da un disastro era arrivato a pagare 35 milioni di debiti per un debito di gioco, quindi che sapeva benissimo che non gli sarebbero mai stati ridati, non sarebbero mai tornati indietro. C'era questa fortissima dimensione caritativa fatta sempre nel silenzio, perché nessuno sapeva che era lui. Lui agiva tramite i sacerdoti, che parroci delle diverse persone che quindi conoscevano le diverse situazioni, e sempre con un accordo, ripeto, mirabile con la moglie. Avevano buone possibilità economiche, tuttavia sono sempre vissuti non nell'austerità, perché avevano due figli, quindi ai figli hanno lasciato poi piena libertà di decidere l'indirizzo della loro vita, ma nella semplicità, che è un'altra cosa, cioè non mancava niente, ma non si eccedeva nel superfluo, perché c'erano degli obiettivi da realizzare. E anche nella vita di fede, sia lui che la moglie non sono stati oppressivi verso i figli, davano l'esempio, poi lasciavano che i figli decidessero quale strada, quale via seguire. Quindi sono stati veramente, lui è stato veramente un uomo della provvidenza per tante persone. E siccome siamo nell'ambito di una Sì. televisione cappuccina, mi piace ricordare il fatto che loro erano terziari francescani, Esatto. legatissimi all'ordine dei cappuccini, perché il loro, diciamo, direttore spirituale, ma anche per l'ingegner Mori, l'amico, diciamo, più caro, quello a cui era più affezionato, era padre Raffaele da Mestre, il quale anche lui in viaggio, speriamo presto, verso la glorificazione, perché servo di Dio c'è in corso la sua causa. Questo padre Raffaele Spallanzani da Mestre, sacerdote cappuccino, che era un uomo di profonda vita spirituale, un valido direttore spirituale e confessore, e Uberto si diede subito da fare con lui, perché era molto cagionevole di salute, quindi fece restaurare il santuario, la casa dei frati, in modo che padre Raffaele avesse tutti quei comfort che erano necessari per la sua vita, perché era anche in carrozzina, era anche disabile. E quindi con lui hanno promosso tantissime iniziative che ancora ci sono presso il santuario di Puglianello, l'ora di guardia,
soprattutto che è quella che si tiene il 13 del mese in ricordo delle apparizioni a Fatima da maggio a ottobre e tantissime altre cose. Poi sia lui che la moglie, il 21 aprile 1968 emisero la professione come terziari francescani nel terzo ordine cappuccino, del quale poi Uberto. Al quale poi questo terzo ordine Uberto ridiede vita presso il santuario di Puglianello e divenne responsabile del terzo ordine e anche maestro dei novizi ed era molto legato alla spiritualità francescana e questo sul perno di questa spiritualità francescana ha realizzato poi queste grandi opere. Proprio perché lo spirito francescano lo portava a guardare verso gli altri, ad amare la semplicità, la natura, la cordialità, lo spirito appunto di collaborazione e di servizio. Uno degli impegni presi da Uberto e dalla moglie fu quello di aiutare a sostenere le missioni dei Cappuccini del Centrafrica. E a loro si vede la costruzione nella missione di Batangafo, un po' difficile, del villaggio della Ghirlandina, che era per l'epoca un'opera all'avanguardia, perché era praticamente un'opera complessa dedicata soprattutto ai giovani con i catechisti sposati. Quindi c'erano le case, gli edifici scolastici, le aule dove poter perfezionare la propria formazione, la residenza dei missionari cappuccini. Quindi fu per l'epoca, parliamo del villaggio, venne inaugurato il 14 novembre 1971, quindi un'opera all'avanguardia che loro poi continuarono praticamente anche a sostenere. Quindi il suo panorama è stato variegato, grande, moderno, perché poi sappiamo che nel 1980 acquistò la quota di maggioranza di Antenna 1, una televisione locale, e ne fece la televisione, il portavoce, diciamo, la voce cattolica, l'emittente praticamente veicolo di diffusione del messaggio del Vangelo che nell'area emiliano-romagnola mancava veramente ed era anche difficile da portare avanti. Io ho fatto in tempo a vederla in attività questa televisione, era una televisione non solo di indirizzo, diciamo, di evangelizzazione, per cui c'erano delle riflessioni, delle meditazioni, trasmettevano l'Angelus del Papa, ma era anche molto di attualità, soprattutto rivolta ai giovani, con dibattiti, programmi culturali, che investivano soprattutto in modo particolare la realtà giovanile. Ecco, Lui dottoressa, un stesso. uomo che ha saputo sicuramente vivere il suo tempo e precorrere i tempi attraverso queste innovazioni anche dal punto di vista mediatico, sempre per il messaggio principale che è quello appunto del Vangelo. Abbiamo ancora un paio di minuti a nostra disposizione, Fra Ezio, per chiedere qualcosa alla Ma io dottoressa. semplicemente vorrei sottolineare un aspetto che la dottoressa ha indicato benissimo, che è quello dell'amore, no? Il fatto di vivere intensamente l'amore con la propria moglie. Alle volte immaginiamo, ecco, lo dicevamo prima, e facciamo bene a ripeterlo, la santità come qualcosa che sia in un altro universo, ma è qualcosa che si vive nella quotidianità della vita. Per cui anche qui un marito che insieme alla propria moglie vivono nella concretezza, e questo lo dice anche la loro adesione al terzo ordine francescano, un'adesione che si incarna nella storia degli uomini di questo tempo. E quindi è necessario l'attività fatta anche dal punto di vista mediatico, è necessario anche il saper indirizzare i propri figli ad un esempio, ma nello stesso tempo che siano loro a scegliere la strada giusta. Insomma, sono quegli stili di vita che possiamo dire profumano di santità e sono la santità dei nostri tempi. Quello che dicevamo prima con la dottoressa, l'abbiamo ripetuto anche nelle altre puntate, la santità della porta accanto, la santità Esattamente. di vivere l'ordinario, di vivere lo straordinario nell'ordinario, ecco. Ecco, allora in conclusione, dottoressa, la causa di beatificazione di Uberto Mori, come si è sviluppata, a che punto siamo?
velocemente, giusto per Stefano, qui un comprendere. punto, perché lui è stato dichiarato venerabile, cioè praticamente gli è stato riconosciuto l'esercizio eroico delle virtù cristiane il 17 giugno 2014. Adesso, per passare da questo stadio di venerabilità alla beatificazione, occorre il miracolo e bisogna pregare, quindi ricorrere alla sua intercessione. Però, come dico sempre io quando parlo dei miei servi di Dio che sono arrivati alla venerabilità, la beatificazione, essendo condizionata da un miracolo, dipende più che dal servo di Dio, da Dio stesso che concede nella sua volontà il miracolo. Mentre l'eroicità delle virtù è un gradino altissimo per un cristiano, perché lì c'è la corresponsione alla grazia di Dio da parte proprio della persona. Quindi è quasi più importante avere la venerabilità, cioè il riconoscimento della virtù eroica, che la beatificazione. Perché noi preghiamo, chiediamo l'intercessione e poi il Signore, nella sua imperscrutabile e santa volontà, decide se concedere o no un miracolo. Ma quando la Chiesa riconosce ad un credente l'eroicità delle virtù, vuol dire che questa persona ha vissuto ogni virtù in grado eroico, non all'acqua di rose, non un pochino così, eh. Le Certo. beatitudini le ha vissute in grado eroico, e questo l'ha fatto lui con la grazia di Dio, ma con il suo sforzo quotidiano. Quindi è il traguardo più importante che un cristiano può raggiungere, è anche l'esempio più importante, perché non ci si chiede a noi di ottenere miracoli per nostra intercessione, ma quando abbiamo davanti un venerabile, soprattutto un venerabile laico immerso nella vita di tutti i giorni, dobbiamo dire: beh, ma lui però guarda dove è arrivato, perché non posso Ecco, farcela anch'io, ed è ecco. importante questo messaggio, dottoressa. Noi la ringraziamo anche per questo suo contributo. Speriamo di ritrovarla presto in seguito anche per Speriamo, altre perché io cause. ho tanti servi di Dio terziari, Francesca. E ci piacerà poterli sottolineare. Grazie, grazie ancora, buon lavoro. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie. Allora, Frezio, noi chiudiamo subito questo spazio perché abbiamo l'impegno della pubblicità. Poi continueremo parlando di Luigi Brutti. Luigi Brutti nasce a Viterbo il 23 novembre del 1984. Gli amici lo chiamano affettuosamente Gigio. È un giovane allegro, vivace, pieno di vita, sensibile, di quelli che non passano inosservati. Si impegna in parrocchia e in molteplici attività di volontariato e nel 2007 realizza il sogno di diventare maestro di sostegno. L'anno successivo inizia l'insegnamento che vive come una vera e propria missione. Nel frattempo si fidanza e nel 2011 ecco la decisione del matrimonio. La casa pronta, la data stabilita, le partecipazioni inviate. Ma a seguito di un malore improvviso che lo aveva colpito 2 mesi prima, Luigi muore la sera del 19 agosto del 2011, lasciando la testimonianza bella di un giovane credente, innamorato di Dio, che ha dedicato la sua vita agli altri, a fianco dei disabili, degli ultimi e di chiunque aveva bisogno. Luigi si innamora di Dio e all'età di 17 anni inizia un cammino di fede serio, senza sconti e senza ritardi. Scrive: "Non trovo nessun motivo per esitare. Voglio amar Dio, voglio essere felice, voglio fare del bene, voglio il meglio." Ed ecco la scelta decisiva. "Io scelgo di fare dell'amore il mio stile di vita", scrive ancora. "L'amore per Dio si fa impegno e servizio concreto al prossimo. Fa che ami gli altri il più possibile, sicuro che ad amare me ci pensi tu." Luigi è per Dio e per gli altri. In questo suo farsi dono trova la felicità che tanto cercava. E come promesso, torniamo insieme per approfondire questa figura di giovane. Sono tanti i giovani che, come abbiamo visto nel corso di questi nostri appuntamenti, ci danno degli esempi illuminanti, delle storie davvero straordinarie. Ed è il caso di Luigi Brutti che quest'oggi vogliamo proporvi attraverso la testimonianza del suo postulatore, Nicola Gori, che tra l'altro abbiamo già avuto modo di sentire per un'altra straordinaria figura, quella di Carlo Acutis. Intanto ben trovato tra noi, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno e grazie per l'occasione di parlare di questo nuovo giovane, Ci oltre che. trasferiamo, ecco, nella diocesi di Viterbo, l'ambito specifico in cui ha operato e l'ambito della causa appunto di Luigi Brutti. Ma chi era questo ragazzo? Dunque, questo ragazzo è stato un ragazzo con un'esistenza breve, anche lui, molto breve, breve ma intensa. È nato a Viterbo il 23 novembre del 1984. Era un grande carattere aperto, era molto amichevole, molto simpatico, tanto che gli amici lo chiamavano con affetto Gigio. Era allegro, vivace, pieno di vita, era molto sensibile, era di quelli innamorati dell'esistenza e a un certo punto della sua vita interviene il divino. Ecco, l'irruzione di Cristo nella sua vita lo cambia completamente. Fino ad allora era stato un ragazzo come tantissimi, amici, giochi, compagni. A scuola riusciva a raggiungere la sufficienza proprio perché la sua mamma gli stava letteralmente col fiato sul collo, ma niente di eccezionale. Una volta incontrato Cristo, la sua vita cambia completamente, quello che si dice la conversione, cioè cambiare completamente direzione e rivedere la propria vita. Da lì inizia attivamente ad impegnarsi in parrocchia, prima nella parrocchia del Murialdo, retta dai Giuseppini del Murialdo, e poi anche nella parrocchia della Sacra Famiglia. Inizia il volontariato, inizia nei gruppi parrocchiali, scout, azione cattolica, tutto quello che di attività la parrocchia offre. Poi nel 2007 comincia a programmare di diventare maestro di sostegno per aiutare i disabili, per aiutare i più fragili, per aiutare gli altri. Ecco, questo suo desiderio si realizza l'anno successivo, nel 2008, quando riesce a diventare insegnante di sostegno. Ecco, insegnante di sostegno lui lo vive come una vera e propria missione. La vive come una vocazione, cioè ha trovato in quell'ambito la realizzazione del suo sogno di aiutare gli altri, di esprimere la carità. Negli altri vede Cristo e cerca di sostenerlo, di sorreggerlo, di amarlo. Poi cosa avviene? Si fidanza, incontra una ragazza, si fidanza, si innamora e nel 2011 prende una decisione di sposarsi. Inizia a fare tutti i preparativi, decide la data, la casa ce l'ha già, invia addirittura le partecipazioni di nozze, ma purtroppo cosa succede? Che all'improvviso viene colpito da un malore, lo portano all'ospedale, un grave problema di salute, capiscono che la situazione è molto grave e dopo 2 mesi da questo malore, il 19 agosto del 2011 muore. Ecco, potete immaginare quello che hanno vissuto non solo i genitori, i parenti, ma tutti gli amici. Un ragazzo pieno di vita che muore a soli 27 anni, nel pieno dell'esistenza, viene praticamente così a mancare, ma non manca più. Cioè, questo è il messaggio di Luigi. Lui non manca più a tutti i suoi amici. Perché? Perché ha lasciato un'eredità veramente viva, veramente eccezionale. L'esempio di dedizione agli altri, a fianco dei disabili, di chiunque avesse bisogno, proprio di quelli che sono esclusi, quelli che hanno gli ultimi. Ecco, il suo esempio rimane vivo nelle parrocchie in dove ha vissuto, tra il cerchio dei suoi amici di scuola, tra i suoi compagni di giochi, tra i parenti, ma non solo, tra tutta la diocesi di Viterbo. E nel corso degli anni questa conoscenza si è allargata non solo in Africa, dove i Giuseppini del Murialdo avevano portato la sua testimonianza, perché lì hanno una missione, e addirittura dei pozzi di acqua sono stati intitolati a suo nome, ma la conoscenza si è estesa anche a tantissime altre parrocchie d'Italia e non solo, progressivamente si è estesa anche in Europa e anche da altri continenti. Ecco, questo giovane affascina, se vedete l'immagine di Luigi, lo vedete sempre con il volto sorridente.
Il sorriso di chi ha incontrato Gesù e che è felice di averlo incontrato. Ed è questa la straordinarietà di una vicenda che abbiamo compreso essere simile a tante altre. Nell'ordinario, nella vita ordinaria, tanti ragazzi che svolgono il proprio dovere, che vivono la propria vita anche facendo dei progetti, ovviamente legati al proprio futuro, nel caso specifico di Luigi il matrimonio, il lavoro, la dedizione verso il prossimo attraverso il volontariato e lo specifico del lavoro scelto. Ma dove inizia quel confine tra l'ordinario e lo straordinario che porta alla santità? Guardi, allora, la vicenda di Luigi è molto semplice, è un ragazzo come tanti altri, non ci sono fenomeni particolari di chissà quali espressioni mistiche, la sua è una santità del quotidiano. Lui ha scoperto Gesù e da lì la sua vita è cambiata completamente. E tutto ciò si è riflesso anche nel rapporto con gli altri, principalmente con la cerchia dei suoi più stretti amici e conoscenti, ma anche con gli ultimi. Ecco, la sua missione l'ha trovata nell'aiutare gli ultimi. E dove è la differenza? La differenza è che ha impostato tutto, ha scommesso tutto su Cristo. E naturalmente aveva fatto dei progetti che la provvidenza ha cambiato, ma quello che non è cambiato è rimasto la sua carità indissolubile, la sua fede in Cristo. E questa testimonianza di vita evangelica ha colpito tantissimi, non solo dei suoi contemporanei, ma scusa, dei suoi amici, ma anche noi che non l'abbiamo conosciuto, anche quelli che ne hanno conosciuto solo il messaggio attraverso delle biografie o semplicemente leggendo su internet o sul sito che è stato a lui dedicato, luigibrutti.com. Ecco, vedete, la diocesi si è molto attivata, tanto che il vescovo ormai emerito Lino Fumagalli ha aperto il processo. L'inchiesta diocesana il 29 luglio scorso a Viterbo, proprio nel palazzo lì, quello famoso dei papi. E sapete, una diocesi che si stringe intorno al suo figlio per riconoscerle la santità. Ecco, questo è molto importante perché la vicenda di Luigi è ecclesiale, non è rimasto nel privato, non è rimasto nel suo piccolo, ma si è aperta al mondo, si è aperta a tutti. E quello che volevo dire è semplicemente che è un messaggio di fiducia nella vita e di fiducia in Dio, perché Luigi ha sempre avuto fiducia nella vita. Quando a 2 mesi dalla morte è stato colpito dal malore, non ha mai smesso di credere in Dio e di avere fiducia. Sapete che lui ha lasciato degli scritti molto importanti che sono stati raccolti in una pubblicazione a cura del vicario generale, ma lui diceva che vedeva la luce, sentiva dentro di sé un'energia che è l'energia dell'amicizia con Cristo. Ecco, credo che ai ragazzi di oggi l'esempio di Luigi sia molto importante perché, nonostante fosse un ragazzo come tutti gli altri, aveva quel surplus di fede, quel surplus di carità che lo univano a Gesù e che gli facevano sentire Gesù vicino e presente anche in quelli che incontrava. Io penso che la differenza sia questa: una grande fede e una grande carità che trasmetteva interamente agli altri. Ecco, il suo sorriso era contagioso. Non era solo un sorriso di simpatia che lo caratterizzava, ma era proprio il sorriso della santità, il sorriso di chi ha incontrato Gesù e che è felice di averlo incontrato. Ecco il segreto di Luigi. Entriamo giusto nel nucleo di quello che è il messaggio del Vangelo, l'amore per Dio e verso il prossimo che diventa lo stile di vita di questo giovane, attraverso lui ovviamente tutti coloro i quali lo conoscono e lo conosceranno sono invitati a farlo. Io la ringrazio di cuore per averci dato questa possibilità quest'oggi, ecco, di accennare in maniera sintetica ma esaustiva alla vicenda di Luigi Brutti. Il riferimento anche al sito internet lo abbiamo dato, ricordiamo luigibrutti.com, per ulteriori notizie, per tutto ciò che concerne anche lo svilupparsi, speriamo in maniera rapida, della sua causa, ma saremo qui a disposizione per darvi conto di qualsiasi novità in merito. Grazie a Nicola Gori e allora buon lavoro anche per questa causa. Grazie a voi, grazie per l'opportunità. Buona giornata, grazie.
Allora, in conclusione, Fra Ezio, cosa possiamo dire di Allora, Luigi Brutti e in generale di quello che abbiamo detto allora, quest'oggi? Nel video un'espressione è stata molto forte. Aiutami padre ad esagerare nell'amore. Ecco, è questa la chiave di lettura, no? Questa della santità, è una scuola d'amore. Chiederei alla regia di mandare il messaggio che Papa Francesco ha mandato anche su Twitter, in modo tale che abbiamo l'opportunità anche di concludere con questo nostro saluto. E lo facciamo concludendo proprio con le parole di Papa Francesco, che appunto i santi non provengono da un mondo parallelo, ma bensì sono credenti che sono inseriti nella quotidianità, l'ordinarietà di cui abbiamo sempre parlato, famiglia, studio, lavoro, vita sociale, economia, politica, ma in tutti questi contesti operano senza timori adempiendo la volontà di Dio. Cioè, mettere amore in tutto ciò che si fa nella vita. Penso che questo possa essere la giusta conclusione da avere in questa giornata. Esatto, Fra Ezio, anche perché abbiamo parlato quest'oggi proprio di figure che rientrano benissimo nel contesto appena definito da Papa Francesco. E auguriamo a tutti voi che ci avete seguito da casa un saluto di pace e bene. Alla prossima.